Buongiorno ed Edoardo Tincani, direttore della Libertà. Buongiorno a tutti, grazie. Oggi parliamo del legame veramente lungo tra la nostra diocesi e il Madagascar. Un legame nato quando? Sì, la chiesa appunto di Reggio Emilia ha un volto missionario che risale al dopo concilio, quindi c'era il vescovo Monsignor Gilberto Baroni, e in particolare sulla scorta anche di un'enciclica papale, la Fidei Donum, nel 1967 ci fu un'equipe intera missionaria di 11 persone che partì per andare in Madagascar, preceduta però da alcuni pionieri. Quindi la missione diocesana ha compiuto più di 50 anni, 50 anni sono stati festeggiati nel 2017. Però dicevo, i pionieri che hanno preceduto l'equipe diocesana sono stati Monsignor Pietro Ganapini, da Bera di Pantano di Carpineti, che andò nel 1961 e alcuni anni dopo, nel 1965, Don Pier Giorgio Gualdi. Va detto che queste figure, in particolare Don Pietro Ganapini, insomma, sono legate anima e corpo alla diocesi di Reggio Emilia. Ricordo che Don Ganapini è morto nel 2020 e ha dato una testimonianza di una vita proprio spesa per il Madagascar e per i più poveri nel Madagascar. Tra l'altro l'anno scorso, era ottobre, è stato presentato un libro scritto da Antonio Mammi, proprio dedicato alla vita e alla biografia di Don Ganapini. Il titolo è Fino alla fine, perché poi lui ha scelto di vivere e di farsi seppellire in Madagascar anche dopo la morte, quindi di rimanere legato all'Isola Rossa. E in quell'occasione, alla presentazione intervenne anche il vescovo Monsignor Morandi. Il fratello di Don Pietro Ganapini, Albino, disse che il capolavoro maggiore suo fratello lo aveva compiuto dopo la pensione, perché oltre a essersi dedicato nelle case della carità, nella missione appunto ai poveri della Brousse, aprì poi, col contributo di tanti benefattori tra Reggio e Parma, anche ben 104 scuole nella periferia per i poveri, per aiutare i poveri. E questo è veramente un prodigio. Don Pietro aveva colto che il modo primario per favorire il riscatto dei poveri, in Madagascar e non soltanto, ma certamente lì spese la sua vita, è quello di investire nella cultura, nella loro appunto emancipazione scolastica, diciamo così. Peraltro mi fa piacere ricordare che noi intervistammo, incontrammo io e Raffaele Terenziani, Don Ganapini proprio in Madagascar nel 2007 e queste ve le facciamo vedere, sono le immagini appunto di quella intervista e quindi insomma siamo particolarmente legati anche noi di Telereggio alla sua figura e anche alla sua missione. Abbiamo visitato Certo. appunto la scuola che lui con tanta cura appunto seguiva. E, a proposito di Madagascar, e poi era anche un ottimo pianista, Sì, musicista, è vero. a proposito di Madagascar, un legame che continua Sì. con molti altri progetti, per esempio il progetto di cui anche noi abbiamo parlato, Ero Malato. Che Sì. progetto è, vogliamo ricordare? Infatti il legame continua, come hai detto giustamente. Ero Malato è un progetto che è stato presentato già più di un anno fa, è un progetto di sviluppo, di cooperazione internazionale che vuole favorire l'autonomia dell'ospedale di Ampa Simanzeo, un ospedale storico, un ospedale villaggio che sorge su 3 ettari in diocesi di Fianarantsoa, in Madagascar, e che serve una delle parti più povere, ha una valenza regionale, una delle parti più povere della regione. Teniamo presente che il Madagascar ha un'aspettativa di vita di 66 anni, ha una popolazione giovanissima, però la metà dei bambini che si iscrivono alla scuola elementare non la completa, quindi c'è anche una grande dispersione. E i medici e gli infermieri locali, cioè malgasci, sono veramente pochi. Il progetto Ero Malato, che è già arrivato a metà dell'opera, del suo cammino, ha previsto, fatto in collaborazione con la sanità reggiana, con un finanziamento sostanzioso della CEI, con i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, dicevo, ha permesso di rinnovare e migliorare le strutture, quindi un ammodernamento. Pensiamo che prima i padiglioni operatori, i padiglioni dei vari reparti erano separati da un terreno accidentato, quindi le barelle andavano portate a mano, seguendo magari anche l'inclemenza del meteo. Invece ora sono stati fatti delle corsie, dei camminamenti più agevoli, sono stati potenziati i pannelli solari, migliorate le dotazioni, le attrezzature delle sale operatorie, e quindi ci sono state tantissime innovazioni sul piano strutturale. Ma non soltanto, sempre in collaborazione con la sanità reggiana, medici malgasci hanno potuto fruire o in collegamento telemedicina o
con delegazioni di reggiani andati là in Madagascar, delle competenze, quindi per migliorare la propria formazione, sia il personale dirigente, sia il personale infermieristico e tecnico. Poi ci sono stati tantissimi altri, diciamo, progressi che hanno portato l'ospedale di Ampasi Manzeva ad essere ora un ospedale, diciamo, moderno per il Madagascar. E per, appunto, sono stati fatti molti passi avanti. Quando andammo noi, avete visto qualche immagine, la situazione era molto diversa, esatto, anche disastrato rispetto alle attrezzature, alla luce, e sicuramente un contesto molto diverso da quello che ovviamente possiamo vivere noi. C'è peraltro un convegno, sì, il 5 di ottobre, che parlerà del progetto Ero Malato. Farà il punto, esatto, 5 ottobre, che è un sabato, alla mattina al centro Malaguzzi di Reggio Emilia, e vi saranno diversi interventi, ci sarà anche il Vescovo Monsignor Morandi che porterà il suo saluto, per fare un po' lo stato dell'arte del progetto. Verranno ascoltate anche delle testimonianze di medici reggiani che sono andati là per formare il personale sanitario e infermieristico malgascio. Interverranno tra gli altri, perché è un convegno molto nutrito, il professor Romano Prodi, fondatore della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, per la CEI, che abbiamo detto ha finanziato e questo progetto con i fondi dell'8 per 1000, sarà presente Don Gabriele Pipinato, e poi sarà presente anche il dottor Santino Severoni, che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il programma proprio Immigrazione e Salute. Quindi è un convegno, ci si può iscrivere contattando il centro missionario di Reggio Emilia, e è un convegno che appunto si ripromette di parlare del diritto alla salute, perché il tema del convegno sarà quello, il diritto alla salute nella collaborazione fra Reggio Emilia e il Madagascar. Ecco, poi a proposito di progetti, c'è un altro progetto che coinvolge anche l'università. Di cosa si tratta? Sì, qui ci spostiamo in un'altra diocesi del Madagascar, la diocesi di Farafangana, e con la parrocchia di Manakara, dove da alcuni anni, anzi da 7 anni per la precisione, opera Don Luca Fornaciari, che è un missionario Fidei Donum, sempre della nostra chiesa reggiano guastallese, insieme a Don Simone Franceschini, fanno parte del movimento familiare sconsorzio, e operano in questa zona in cui manca completamente la formazione superiore. E Don Luca Fornaciari in particolare, negli anni di missione, si è accorto che dopo il diploma i giovani di quella parte dell'isola se ne vanno in altre città, c'è una fuga interna di cervelli. Allora, dopo vari tentativi, con il contributo anche di idee conferenza episcopale malgascia, si è pensato di realizzare, utilizzando un seminario che i padri lazzaristi avevano costruito più di 60 anni fa, una università nuova, ex novo, che si chiamerà ALBA, a noi ricorda il sorgere del sole, ALBA è un acronimo, una sigla, sta per Atene, Lucien Botofassoa Azzi Nanana. E praticamente Lucien Bonovasso, a cui viene intitolato l'Ateneo, è un beato malgascio, un padre di famiglia catechista martirizzato nel 1947, sarà probabilmente il primo santo del Madagascar. In questa struttura, che tra l'altro è grandissima perché ha un'area, compresa anche la foresta, il parco intorno e per impianti sportivi, di 20 ettari di terreno, verranno realizzate 3 facoltà che saranno agraria, per ovvie ragioni, visto che la fonte di sostentamento molto importante in Madagascar è l'agricoltura, e i giovani un po' rifuggono, non diversamente dall'Italia, questo settore, la facoltà di scienze dell'educazione e la facoltà di gestione, chiamata così praticamente economia. E bisogna dare atto a Don Luca di stare costruendo intorno a questo progetto ALBA di università in Madagascar una grande collaborazione che coinvolge anche Unimore. Perché anche qui, come per la sanità reggiana prima, ci sono stati dei professionisti che hanno dato un aiuto formativo in Madagascar, qui è previsto che studenti malgasci possano venire per la loro laurea magistrale a Reggio Emilia o a Modena a formarsi, a completare la loro carriera universitaria. Quindi un progetto molto interessante che sta nascendo, perché i lavori sono cominciati appena 2 mesi fa. Quindi il 5 ottobre il convegno con tante voci autorevoli a proposito di Madagascar. Invece questa sera a Brescello c'è un'altra iniziativa interessante. Sì, ci colleghiamo al tema della santità, che era quello della rubrica della stagione passata. Si parla del Beato Rosario Livatino al Teatro Gino Cervi di Brescello, questa sera alle 21, ingresso libero, io ci sarò come moderatore. Si darà voce a 2 esperienze, il postulatore
della causa di beatificazione del giudice Livatino che fu ammazzato dalla mafia, e al magistrato Domenico Airoma. Il tema in particolare è la professionalità, cioè il lavoro come vocazione, perché si parlerà del giudice Livatino anche proprio come testimone di un modo serio, sobrio e efficace di svolgere la propria professione. Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie Susanna.